partiamo come sempre lunedì a mezzogiorno da Antonio Nucera. Antonio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno grande a tutti, Antonio. Buongiorno a te, ben trovato, buon inizio settimana. Ieri eri a Torino, ti abbiamo sentito per continuare a raccontarci le gesta di questa squadra. Ieri fermata da una Sampdoria che da quando è arrivato Mihajlovic va come un treno, caro Antonio. Sì, la Sampdoria diciamo che è quasi fuori ormai dai guai, perché ha 10 punti di vantaggio sulla terz'ultima, quindi tra l'altro la terz'ultima è in Livorno e settimana prossima c'è proprio Sampdoria-Livorno, quindi dovesse vincere la Samp anche a Genova con Livorno sarebbe praticamente a posto e definitivamente in salvo. Torino che comincia a rallentare un po', ne ha perse 3 delle ultime 4, quindi un calo che più o meno era abbastanza lecito attendersi, perché difficilmente potevano tenere i ritmi che hanno avuto fino a gennaio e portarli fino a maggio, quindi è un calo momentaneo, però le altre nella corsa per l'Europa League viaggiano veloci, perché insomma Fiorentina, Inter, Parma e Verona si stanno un po' staccando. Mi sembra che quella che stia rientrando bene da dietro sia la Lazio adesso, perché ha superato il Toro e si candida per giocarsi un posto in Europa League l'anno prossimo. Eh sì, era importante poi reagire psicologicamente alla sconfitta. Una volta fatto questo, poi con una sola competizione da qua fino alla fine potrà concentrarsi per centrare l'obiettivo. Antonio, la mia curiosità, poi andiamo sull'analisi anche di classifica. Sono uscite le convocazioni ieri della Nazionale con Cesare Prandelli che ha escluso Daniele De Rossi dopo un episodio che dovrebbe riguardare la prova televisiva. Sappiamo che il giudice sportivo può decidere per sua discrezione, diciamo, come attuare, che pena dare poi per i singoli episodi. Secondo te è giusto che un commissario tecnico utilizzi il codice etico, perché sappiamo che De Rossi è escluso, non è una scelta tecnica, utilizzi il codice etico ancora prima che arrivi la decisione di chi è preposto, di chi sta lì a decidere? Ma lui credo che abbia deciso a prescindere dal fatto che poi ci sia la sanzione o meno. Cioè, credo che la decisione sia maturata nel momento in cui ha visto il gesto in televisione nelle varie inquadrature, e dunque quello gli è bastato per prendere la sua decisione. Adesso vedremo se ci sarà sanzione o meno nei confronti del giocatore, però il gesto rimane, televisivamente rimane, e credo che sia una situazione che si è ripetuta anche in passato. Insomma, non mi pare la prima volta che Prandelli fa scelte di questo genere, anche perché lui comunque ha sempre avvisato tutti quanti che questo sarebbe stato tutto il suo atteggiamento al momento di fare le designazioni, quindi sono cose che tutti i giocatori sapevano, e probabilmente De Rossi in un impeto così agonistico insomma si è lasciato un po' prendere, e questo ci sta che abbia sbagliato. Però allora a questo punto ti chiedo, a prescindere da De Rossi, cioè è giusto che questo codice etico arrivi a far prendere delle decisioni, lasciamo stare De Rossi, arrivi a far prendere al commissario tecnico delle decisioni che per forza devono condizionare poi anche quello che andrà a decidere il giudice sportivo, cioè per il futuro, ponendo appunto che De Rossi, ok, sì, va bene così, è giusto che di fatto adesso Tosel non può non squalificare De Rossi? Abbiamo assistito, l'ha ricordato anche Garcia, a delle, non so, Chiellini per esempio, piuttosto che Candreva in un derby, a degli episodi che sono accaduti e che non sono poi stati puniti perché il giudice sportivo di fatto ha detto ma l'arbitro ha visto, ha giudicato così. Adesso credo che Tosel non potrà non punire De Rossi, allora è giusto che il codice etico arrivi ancora prima delle decisioni che sono discrezionali da parte del giudice sportivo, secondo te? No, credo che sia importante il soggetto in questione, insomma, cioè se lo stesso gesto di De Rossi l'avesse fatto comunque un giocatore di secondo o terzo piano, non coinvolto nel giro di nessuna nazionale, chiaro che si sarebbe parlato molto meno di questa situazione. Se coinvolge un giocatore di primo piano, tra l'altro con una partita della nazionale alle porte, è evidente che tutto questo assume una grande risonanza mediatica. Consideriamo poi che questo tipo di decisioni di Prandelli appunto non è una novità in assoluto, sono atteggiamenti che lui ha assunto appena è stato nominato CT, cioè voleva riportare un minimo di pulizia dal punto di vista degli atteggiamenti nei nazionali, diversi mi pare di ricordare sono stati vittime di questa sua scelta. Insomma, lui è lì, decide lui, e questo è un suo parametro di valutazione per convocare o meno un giocatore, può essere discutibile ma comunque una scelta sua. No, ripeto, ma la mia cosa è proprio di principio, insomma sono d'accordo che se uno fa sbaglio, ma è proprio il fatto che ci sia un'inversione dei ruoli, cioè in questo caso Prandelli con questo codice etico, che è una sorta comunque di codice non
non scritto, anticipa e invita Tosella a utilizzare la prova televisiva, visto che come non è stata... Come se condizionasse un po' il giudizio del giudice sportivo pronunciandosi prima, poteva dirlo sì, magari domani, questo sì, è il sì, senso, sì, il dubbio che lascia. Non è detto però che il giudice sportivo adesso si faccia influenzare dalla decisione di Prandelli, cioè io non sono così sicuro che adesso alla luce della decisione di Prandelli Tosella decida di metterci il carico da 10 e far fuori De Rossi per 3 giornate. Mm-hmm. Cioè può essere che comunque un gesto che Prandelli ha valutato come ha valutato, quindi portando all'esclusione del giocatore, possa essere poi giudicato da, in base alle prove televisive in maniera differente dal giudice sportivo. Mm-hmm. Cioè se io valuto che quello è stato un movimento di gioco e non ci fosse cattiveria alla radice di tutto questo, posso anche decidere come giudice sportivo di non applicare la prova televisiva. Mm-hmm. Cioè sono situazioni che partono da presupposti diversi. Cioè Prandelli parte a prescindere poi dalla decisione della squalifica o meno. Cioè quando vede un certo tipo di atteggiamento lui decide in quella direzione lì e lascia a casa il giocatore. Il giudice sportivo deve valutare anche situazioni differenti, se c'è stato un tipo di provocazione o meno, se secondo lui il colpo è partito in maniera accidentale o meno. Cioè sono tutte cose più specifiche nelle quali va ad infilarsi poi la valutazione di un giudice sportivo. Per un allenatore può bastare anche l'intenzionalità o comunque il gesto a prescindere. Credo che siano due basi di partenza diverse, due valutazioni diverse e hanno parametri differenti secondo me. Poi come dici tu è chiaro che adesso alla luce di quello che ha deciso Prandelli Tosella insomma avrà gli occhi puntati addosso, però mi sembra uno che ha esperienza di anni in cui ha fatto questo mestiere, non credo che si faccia influenzare più di tanto. Cioè se lui decide comunque che questo è un tipo di movimento consono al momento della partita e non c'è stato nessun tipo di cattiveria secondo lui, potrebbe anche lasciar perdere. È difficile, però insomma credo nell'autonomia del giudizio dei due. A proposito sempre di Tosella, Antonio, so che insomma a Torino ne parliamo, una squadra che ti sta a cuore, non so se hai avuto modo di ascoltare l'intervista di Sandro Mazzola a Radio Kiss Kiss, sì, che è finito in lacrime. Ti convince, diciamo, il modo in cui viene gestito il sistema di punizione e di repressione di certi comportamenti all'interno del sistema calcio? Oppure anche tu, come qualcuno ha detto, pensi ci siano due pesi, due misure? Cioè, Mazzola se l'è presa, ovviamente ricordando il dolore del padre e anche quella che è stata una pagina drammatica, credo, per tutto lo sport e il calcio italiano, perché seguiva comunque una delle più belle squadre che il nostro movimento abbia mai presentato. Mazzola appunto se l'è presa perché il giudice sportivo di fatto ha offeso nuovamente con dando solamente 25.000 euro una manifestazione fatta da degli idioti con degli striscioni esposti. Sì. Mi sembra leggera la sanzione. Mi sembra leggera la sanzione, considerato che in questo momento si sta cercando appunto anche all'interno degli stadi di ripulire un po' l'immagine nel nostro calcio, cercando di picchiare duro su chi si rende protagonista di episodi di questo genere, esibendo striscioni vergognosi come quello dell'altro giorno. Credo che la sanzione economica possa essere sicuramente un deterrente, che poi però va a colpire sempre le società, che in questo caso non sono responsabili se non indirettamente, insomma, per il fatto di aver fatto entrare questo tipo di striscioni. Secondo me in questo momento dovremmo cercare comunque di evitare di offrire all'estero un'immagine come quella dell'altra sera di Roma-Inter, che effettivamente era abbastanza triste, insomma. Cioè, sì. Non sono molto d'accordo sul fatto di chiudere parti dello stadio oppure settori interi di tribuna. Questo mi sembra controproducente, anche perché poi sono tutte immagini che fanno il giro del mondo e diamo un'immagine di grande tristezza nei confronti di chi ci segue dall'estero. Considera che io in Spagna, dopo 20 anni che seguo il calcio spagnolo come telecronache, non ho mai visto un settore di stadio chiuso per problemi legati a striscioni o a esibizioni riprovevoli dei tifosi. Lì si va giù pesante eventualmente come sanzioni, però lo spettacolo televisivo, lo spettacolo dello stadio deve essere comunque lasciato e tutelato il più possibile, secondo me. Poi chiaro che la sanzione ci sta, perché insomma lo striscione contro Superga non è accettabile da nessun punto di vista. Io sarei anche, tra l'altro, per il fatto di togliere completamente qualunque tipo di striscione all'interno degli stadi. Cioè se tu fai caso, per esempio, restiamo sulla Liga in Spagna, striscioni non ne vedi mai perché non possono essere esposte all'interno degli stadi. Quindi hanno risolto il problema così alla radice, lasciando fuori striscioni, tamburi, insomma c'è colore ma in un'altra maniera. Però bisognerebbe fare un lavoro in profondità se vogliamo anche da noi proseguire su questa strada.
è chiaro che qualcosa secondo me andrebbe fatto, perché questa storia degli striscioni ogni settimana ce n'è uno, insomma, che viene fuori, quindi quelli che poi alla fine ci perdono sono comunque gli appassionati di calcio che non possono andare allo stadio, come quelli di Roma-Inter l'altra sera. Sono stati penalizzati 20.000, 30.000, non so quanti potevano entrare, non sono entrati, ma la colpa ovviamente era di molti meno. Ma questo è sicuro, che è sicuro. Tra l'altro a noi un po' dispiace anche tutta questa difficoltà, insomma, di poter esprimere il proprio tifo in maniera sana, perché poi il 90%, no, tra striscioni, ovviamente stendardi e colori allo stadio sono assolutamente positivi. Purtroppo però, come dici tu, per evitare il rischio forse si potrebbe anche contemplare questa ipotesi, sicuramente molto netta, ma altrove funziona, perché non contemplarla? D'altra parte altrove funziona anche il calcio, Antonio, anche se ieri abbiamo assistito ad uno spettacolo piuttosto acceso nella sfida tra Atletico e Real. Visto che stai andando un attimo in Spagna, ti seguiamo virtualmente, ci andiamo anche sul campo, no? Che partita è stata? Un Ancelotti che ha detto che ha trovato un Atletico molto violento, insomma, che non voleva giocare a calcio. Abbiamo visto anche una panchina scatenata per alcune decisioni arbitrali, anche lì poco chiare forse ieri. Sì, ma era l'unica maniera per l'Atletico per portare a casa almeno un pareggio, perché avesse giocato pulito, secondo me la partita era segnata in partenza, perché il Real Madrid arrivava troppo più forte rispetto all'Atletico Madrid in questo momento della stagione. Quindi l'Atletico era in calo e il Real stava invece esplodendo dopo i 6 gol dell'altra sera con lo Schalke in Champions. Quindi una partita pulita solo dal punto di vista tecnico sarebbe stata una passeggiata per il Real. L'unica chance che aveva l'Atletico è metterla sull'agonismo e metterla sulla combattività. Quindi Simeone, da questo punto di vista, non è secondo a nessuno, perché insomma anche quando era giocatore queste erano le sue armi. Quindi credo che Ancelotti più o meno se lo aspettasse anche di vedere con Atletico Madrid con il coltello tra i denti. Era l'unico modo, secondo me, per evitare una sconfitta che era abbastanza annunciata da molti, invece sconfitta non è stata, perché un pareggio comunque è un ottimo risultato. Rischiava di essere vittoria, anzi. Sì, considerato che poi è stato un pareggio ma in rimonta da parte del Real. Quindi l'Atletico Madrid ha il grosso vantaggio che quando gioca in casa davanti al suo pubblico si esalta, e in questo caso diciamo che ha fatto affidamento sulle sue doti migliori di combattività e è stato sicuramente premiato. Va anche detto che il Real in difesa ogni tanto si distrae un po', perché prende gol abbastanza particolari, però secondo me rimane comunque la grande favorita per vincere il campionato, a prescindere dal pareggio di ieri. Però bisogna stare attenti quando si va a giocare al Vicente Calderon, perché lì è tutta un'altra musica, cioè una partita di calcio diventa anche una partita a braccio di ferro, e quindi pensando anche al Milan che ci deve andare, io un pochino questo fattore campo lo valuterei. Insomma, bisogna prepararsi di testa, perché quando vai a giocare lì è veramente una battaglia, lo sarà credo anche per l'Italia che va a giocare proprio in quello stadio, anche se non c'è di mezzo l'Atletico Madrid ma c'è la nazionale spagnola, però l'ambiente sarà comunque particolare. Comunque insomma, l'abbiamo detto, Real Madrid favorito dopo questo scontro diretto, perché comunque il campionato va a suo favore. Cambiando invece paese, in Inghilterra è successo che un tecnico, in questo caso Lampard, l'allenatore del Newcastle, abbia preso a testata un giocatore dell'Hull City, nella fattispecie Mailer. Da Lampard te l'aspettavi? Insomma, nella storia degli episodi strani, violenti del calcio, questo come lo classifichi, Antonio? No, è stato un po' particolare, ma credo che ci fosse molta pressione su di lui, anche dal punto di vista dei risultati, della classifica. Non era sicuramente tranquillo, non è tranquillo in questo momento, e lì è un po' sbroccato, però diciamo che anche questo è un atteggiamento, come diciamo prima, ogni paese gestisce queste situazioni con le sue regole a modo suo, e adesso aspetto di vedere come verrà sanzionato, perché sicuramente lì andranno con la mano abbastanza pesante. Direi che in Premier League su queste cose stanno molto attenti, anche perché è un prodotto venduto parecchio all'estero, hanno tanta audience, specie nei mercati emergenti, quindi questi episodi qui macchiano un po' l'immagine del calcio della Premier, e secondo me non la passa liscia. E Pjanic in tribuna ad assistere a Paris Saint-Germain Olympique Marsiglia, che segnale è invece? Ma è un segnale che, come dicevamo a gennaio quando è arrivato Nainggolan, è un segnale che uno dei centrocampisti pesanti della Roma a fine stagione secondo me cambia aria, anche perché appunto l'arrivo di Nainggolan a gennaio mi sembra il presupposto per poter pensare che uno dei pezzi grossi lì in mezzo a fine stagione va via. Potrebbe essere Pjanic, c'è molto mercato, e credo che non sarebbe neanche una cosa particolarmente sorprendente.
considerato che poi la Roma farebbe cassa in maniera pesante, avrebbe liquidità per andare comunque a muoversi sul mercato a cercare un'alternativa. Quindi diciamo che sono giochi di mercato che nel mese di marzo, quando ormai mancano 2 mesi alla fine del campionato, sono abbastanza normali, non mi sorprenderei più di tanto. Come hai letto tu, Antonio, questo rinnovo di Walter Sabatini fino al 2017? Un Sabatini che solitamente non ha mai rinnovato, credo, per sempre per di anni, anni insomma. Quindi è una, sì, un attestato di fede, di fiducia, di grande fiducia in questa Roma che dobbiamo anche noi assorbire come tifosi, quindi fidarci ancora di più di questa proprietà. Sì, direi che mi sembra una mossa intelligente, anche perché ho sentito Garcia l'altro giorno dire che lui è molto contento del fatto che Sabatini sia rimasto, quindi mi sembra che ci sia un buon feeling tra panchina e società. I due si muovono sulla stessa lunghezza d'onda, quindi i giocatori che porta Sabatini a Garcia vanno bene e le dichiarazioni del francese mi sembra che vadano comunque in questa direzione, cioè il legame è buono, la sintonia tra chi guida la squadra e chi costruisce la squadra sul mercato c'è. Credo che fosse una mossa anche qui abbastanza auspicabile. E mi pare che la Roma da questo punto di vista sia mossa per tempo, bene, perché adesso Sabatini ha tutto il tempo e la tranquillità per pensare insieme a Garcia come muoversi da giugno in poi sul mercato, quindi considerato che sono i mondiali di mezzo, insomma il mercato lo fai subito, da qui a maggio, mettendo le mani sui giocatori che ti interessano, e poi ci sarà un mese di stop e se ne parla poi da metà luglio in poi, quindi cominciamo a vedere adesso da qui a maggio chi è in partenza, magari qualcuno comincerà già ad arrivare, poi dopo il mondiale esploderà il mercato fino a fine agosto. Te l'aspettavi invece la mezza caduta del Napoli a Livorno? Ma il Napoli è sempre quello, insomma, mi sembra una squadra che quest'anno sta buttando via il campionato contro le squadre medio-piccole, ci ha pareggiato un sacco di partite che erano sicuramente da vincere e i punti che gli mancano nella corsa con la Roma sono quelli lì, cioè, con le grandi paradossalmente ha fatto meglio, con le piccole invece ha lasciato per strada punti pesantissimi, perché non dimentichiamo che nelle ultime giornate di campionato il Napoli è riuscito a pareggiare in casa col Chievo 1-1, è andato a Bologna e ha fatto 2-2, poi ha pareggiato col Genoa 1-1, ha pareggiato col Livorno 1-1, cioè questi sono tutti punti che alla fine ti mancano, insomma, quando devi vincere o entrare in Champions, provare a giocarti un campionato, un secondo posto, queste sono partite che devi portare a casa, insomma, mi ricordo con l'Udinese prima di Natale 3-3 in casa, anche lì sono tutti punti che non puoi permetterti di buttare via, anche Cagliari a Natale, insomma, hanno fatto 1-1 in trasferta con una partita che stanno perdendo, perciò manca ancora qualcosa per fare il salto definitivo. Si diceva Antonio che con la cessione di Cavani di fatto avevano migliorato un pochettino tutta la squadra, invece sembra che poi il sostituto di Cavani, ovvero Higuain, abbia lo stesso effetto, cioè se c'è il Napoli è una cosa, se Higuain non c'è il Napoli è un'altra. Adesso sì, non può essere un caso. Il problema secondo me non è tanto davanti, perché comunque Higuain quando c'è comunque le partite le mette in discesa. Il problema è tenerle le partite, perché quando sei tu in grado di avere un attacco come quello che hai a Napoli non devi pigliare tutti questi gol, perché in trasferta ha preso quasi 20 gol, insomma una squadra di alto livello non può prenderne così tanti, la Roma ne ha presi la metà, la Juve ne ha presi la metà, tra l'altro la Roma in casa di fatto i gol non ne piglia mai perché ne ha presi 2 in tutto il campionato, quindi è la difesa, insomma, quella che fa la differenza nelle grandi squadre. Mi ricordo Capello vinse un sacco di campionati vincendo le partite 1-0, 1-0, cioè non devi prendere gol, se tu sei una grande squadra non devi prendere gol, uno più o meno poi lo puoi fare sempre se hai un attacco di livello, però non puoi prendere tutti questi gol, anche gol strani come quello di ieri a Livorno, perché insomma il Napoli ieri si è fatto gol da solo, insomma. Un po' di sfortuna anche. Invece la Fiorentina, che destino attende i Viola? Siamo ormai all'antivigilia di una tripla sfida con la Juventus, ci si giocano i quarti di Europa League e ci si gioca anche poi di fatto il campionato, caro Antonio. Ecco, lì io starei un pochino attento, perché in questo momento dicono tutti che la Fiorentina è spacciata, che dopo la sconfitta con la Lazio, il pareggio 2-2 a Parma e la sconfitta in casa con l'Inter, la Fiorentina è crollata. Però io starei un po' attento, perché quando la Fiorentina vede le maglie della Juve cambia un pochino atteggiamento, quindi anche sul discorso della partita di campionato di Torino tra una settimana, secondo me non è una passeggiata come dicono tutti per la Juve, cioè sarà comunque una partita molto combattuta e credo che alla fine, insomma, la Juve, se vorrà portare a casa questa partita, dovrà sudare molto, anche perché adesso
in settimana i tifosi della Fiorentina cominceranno a mettere pressione sulla squadra, perché per il tifoso viola giocare con la Juve è sempre una finale di Champions per tanti motivi. E quindi, come la vedi nel doppio confronto invece? Il doppio confronto europeo? Secondo me sarà più semplice il doppio confronto europeo per la Juve tra andata e ritorno per portare a casa la qualificazione rispetto alla partita secca di campionato del fine settimana, che invece secondo me può essere anche una bella trappola. Consideriamo comunque che la Juve in casa ha sempre vinto, ha fatto 13 partite in casa e le ha vinte tutte. Quindi un po' la statistica, che prima o poi una partita non la vinci, per una questione proprio di matematica, insomma aritmetica. E un po' per il fatto che la Fiorentina va lì da quarta in classifica, comunque non stiamo parlando di una che sta retrocedendo in Serie B, cioè sempre quarta dietro Juve, Roma e Napoli. Ha avuto un momento, queste ultime tre partite, così un po' di difficoltà, però io starei molto attento, perché quando la Fiorentina va a giocare con la Juve si trasforma parecchio, quindi è un po' come il discorso Real Madrid Atletico Madrid, insomma, cioè, sono partite che sfuggono un po' alle questioni proprio della classifica, diventano partite un po' a sé, imprevedibili. Sì, vediamo quello che succederà. L'ultimo commento, Antonio, parliamo con te anche dei vertici più bassi della classifica. Il Sassuolo, da quando arriviamo a Lesani, 5 sconfitte, ora si parla, anzi in realtà è già stato richiamato Di Francesco, tra l'altro male e anche grande nervosismo, mi pare di aver capito, un Berardi confinato in panchina, poi entra, fa un fallaccio, esce dopo un minuto, salterà la Nazionale Under 21 anche lui. Cosa è successo? Cioè, Squinzi starà mangiando le mani per la decisione che ha preso settimane fa. Sì, dovevano aspettare ancora un pochino, secondo me. Nel momento in cui c'era il mercato aperto, credo dovessero tenere ancora almeno per una settimana Di Francesco e fargli fare almeno una partita con la squadra nuova che avevano rivoluzionato. Invece hanno preso più di 10 giocatori nuovi, però a Livorno, a fine gennaio, nella partita di Livorno, hanno mandato già l'allenatore nuovo che l'ha persa male, insomma, con Verona, intendo dire. Sì. Quindi diciamo che la partita in casa col Verona persa così da Malesani è stato un po' l'inizio della sua fine, perché non vincendo, anzi perdendo quella partita col Verona, è un po' andato via l'effetto che c'è sempre quando cambia allenatore. E poi ovviamente il calendario, insomma, era quello che era, perché dopo aver perso in casa col Verona è chiaro che se hai una dopo l'altra, l'Inter, il Napoli, la Lazio, il Parma, è abbastanza probabile che tu faccia 0 punti. Però secondo me quella decisiva è stata la sconfitta col Verona in casa, quel 2-1 che ha segnato un po' l'avventura di Malesani. Adesso vediamo, perché nel giro di 15 giorni loro hanno il Bologna e il Catania, quindi sono due scontri diretti là sotto, sì, nella zona ora bassa. O mai più proprio. Sì, Di Francesco o le vince ora oppure e senza, se perde con Bologna e Catania se ne vanno. E senza Berardi, che con Di Francesco aveva dimostrato che in Serie A, insomma, poteva già starsi a certi livelli, con Malesani invece sono emersi all'improvviso tutti i limiti di un giovane. Quanto conta l'allenatore anche con i ragazzi poi, eh? Sì, però in questo momento io Berardi, insomma, non l'avrei mai tolto, considerato ma che neanch'io. Anzi, non hai non grandi alternative, insomma, cioè se tu avessi Cristiano Ronaldo lo capirei, ma lì insomma appunto Antonio, nel Ronaldo senso, non ce l'hai gestito. Quindi, male da Malesani, sì, a questo della ripetizione. Sì, dovevi comunque affidarti a quello che rimane l'attaccante migliore che hai e tenerlo sempre dentro. Poi è chiaro che se lo togli un ragazzo di 20 anni si scarica e magari diventa anche un po' nervoso, come è successo poi ieri quando l'ha messo dentro. Starò d'accordo. Però nel giro di 2 settimane, dopo le partite con Bologna e Catania, vedremo se il Sassuolo avrà ancora delle carte buone per provare a salvarsi oppure no. Chiaro che se le perde tutte e due mi sembra quasi condannato. 17 punti sono pochini. Va bene, riportandoti anche i saluti di Carlo Lazzotti, caro Antonio. Saluti cari anche a casa. Ti ringraziamo di essere stato con noi in questa mezz'oretta del lunedì a fare questo rassemblement della 26esima giornata. Grazie Antonio, la settimana prossima buon lavoro. Buon lavoro a voi, buona ciao, settimana. Buona giornata. Grazie mille ad Antonio Lucera di Sky.